È un gruppo di lampade che, da tavolo che si ispirano alle lanterne orientali, fatte in carta. È una tecnica millenaria, si chiama washi, che cerca la qualità nel diffusore luminoso. Da noi, proprio nell'area veneziana, si è sviluppata la cultura del vetro per l'illuminazione. È proprio l'incontro tra due mondi lontanissimi che in realtà hanno sviluppato su due materiali diversi lo stesso tipo di approccio qualitativo. Rituals, una luce calda e intensa. E poi la vibrazione appunto della carta orientale, questa incisione libera degli strati e quindi ad ognuna di queste righe corrisponde una diversa vibrazione e quindi la luce che passa dà un effetto grafico di chiari scuri che decorano la lampada rispetto ad altri oggetti che sono fatti di vetro. La quantità di luce che emette è la stessa. Quello che è diverso è il tipo di emozione che genera. Ti dà una luce vibrata, emozionale, teatrale, diciamo, per dare questa sensazione di leggerezza. Nasce un treppiedi, apparentemente molto semplice, per sospendere l'idea, per tenerla in alto. L'idea era quella di tre forme che insieme disegnassero un unico oggetto. Ognuna di loro ha una funzionalità e un posizionamento ideale diverso. Per esempio, la lampada bassa, schiacciata, richiama, oltre che una posizione sul tavolo, una posizione per terra. La lampada alta può essere utilizzata come lampada da lettura, la piccola invece ha una proporzione che è quella della lampada, noi la chiamiamo comodino. Tutte e tre insieme è come se fossero un unico oggetto, ma contemporaneamente potevano vivere queste vite distinte. Tornare a casa vuol dire tornare nell'ambiente che ti accoglie, tornare, essere accolto, accendere queste luci, creare un rituale di ritorno. Queste lampade giocano anche su questo concetto, da qui il nome, appunto, Rituals.